Mister, arriviamo a questa partita con qualche cerotto in meno, com'è la situazione? Eh sì, qualche cerotto in meno perché rispetto alla partita che avremmo poi dovuto giocare sabato ha recuperato Sirri, c'è D'Nunzio e Infantino che hanno qualche allenamento in più, quindi Gambaretti out, Icardi out, Van Rasbeck out, per il resto gli altri stanno abbastanza bene, chi abbastanza bene, chi in fase di recupero, però siamo relativamente al completo rispetto a qualche settimana fa. Che tipo di risposte si aspetta da una partita di 9 anni? Risposte di personalità, di grande carattere, risposte a tutto tondo, perché abbiamo tutte le possibilità per fare una buona prestazione e di conseguire un risultato importante, quindi mi aspetto questo perché è nelle possibilità della squadra manifestare questo tipo di prestazione, quindi dobbiamo far sì che vada in questa direzione. Un bene o un male non aver giocato sabato? Ah, questo non, io sono sempre per giocare, perché da uomo di sport è sempre bello giocare, poi quando ci sono cause di forza maggiore se ne prende atto, si dispiace, si guarda la prossima, e questo poi si saprà domani. Sicuramente per noi che avevamo qualche acciaccato, poter godere di qualche giorno in più per recupero completo potrebbe essere anche positivo, ma questo poi si vedrà domani sera. Senti, Giorgio Intorno è una situazione delicata anche per te, insomma, si scrive, si legge, si dice di tutto, si dice che insomma potresti giocarti la panchina in questa partita, come la vedi, come l'affronti questo momento? Con grande tranquillità, perché è stata sempre la serenità il mio punto di forza, quindi non vedo perché dovrei manifestare tensioni di eccessive, che non sono quelle solo relative alla partita stessa, quindi ciò che si dice e si scrive mi interessa veramente molto poco, e sono concentrato sulla squadra, ho sentito il presidente, c'è grande fiducia reciproca, e quindi è stato posto un obiettivo all'inizio, quindi è giusto portarlo avanti. Insomma, tu stai seguendo quelli che sono appunto gli obiettivi di inizio stagione, quindi insomma questa messa in discussione in qualche modo sorprende, almeno a noi dall'esterno, volevo sapere se sorprende anche te. No, non mi sorprende niente, quindi perché sono abituato, ormai sono quasi 13 anni che faccio questo, quindi è normale che poi quando si perde una partita si vocifera e questo o quell'altro, quindi assolutamente. E non è una cosa che mi turba più di tanto, quindi non do retta a queste cose, perché si perdono energie inutili a pensare cose che sono diverse dalla squadra. Partita comunque importante, ora al di là della situazione tua personale, comunque una partita importante, una partita contro un avversario alla portata, obiettivamente, insomma, almeno così sembra, è una partita in cui potrebbe riaprirsi un piccolo ciclo, no? Insomma, potrebbe risalire in classifica il Catanzaro e magari mettersi anche in una posizione più intrigante, diciamo così. No, alla portata sicuramente troviamo una squadra sbarazzina, una squadra che ha vinto anche a Caserta, che sta facendo bene, una squadra composta da tanti giovani, ma noi guardando in casa nostra abbiamo il dovere di fare meglio e quindi conseguire un risultato. E quindi domani sera le attenzioni in quello che faremo noi, in quello che andremo ad affrontare, quindi sicuramente poi per quello che potrebbe scaturire poi dopo ci penseremo a momento debito. Direi che tutte le energie e tutto quello che abbiamo vanno riposte in un unico pensiero, che in questo momento si chiama Akragas. Mister, cosa può aver insegnato alla squadra la sconfitta con Lecce? Ha insegnato che tante altre squadre perderanno con Lecce, e quindi significa che non saremo gli unici, ma perderanno tante altre squadre con Lecce, quindi se noi ci fermiamo solo alla partita con Lecce non cresciamo mai. Sicuramente è una partita che dal punto di vista anche dell'analisi è stata anche un po' anomala, perché poi andare sotto dopo pochi minuti ha sfalsato anche, secondo me, il metro di valutazione, di giudizio, dove si è visto tutto in modo negativo, e l'abbiamo cancellata, abbiamo analizzata, e quindi sappiamo che
nella nostra proprio totalità, nella nostra globalità, dobbiamo fare meglio, dobbiamo crescere. E quindi mi aspetto domani un'ulteriore crescita e con un risultato. Sappiamo che naturalmente la formazione non la dici, giustamente, dici però, insomma, hai detto che ha recuperato Sirri. Per quanto riguarda D'Nunzio e Infantino, com'è la situazione? Probabilmente verranno convocati, se ho capito Sì, bene. c'è stato l'ok dei medici dal punto di vista medico-sanitario, quindi sono da una settimana circa che si allenano a pieno regime con la squadra, quindi c'è l'ok per una disponibilità completa e quindi domani sicuramente non partiranno dall'inizio, ma se si creano le condizioni giuste, conto di poterli poi inserire dopo. Diversi dubbi probabilmente, anzi no, tu dici che dubbi non ne hai, però insomma allora, i dubbi li abbiamo noi. E a proposito probabilmente anche dell'attacco, di qualche altra cosa, insomma dici un po' cosa ci dobbiamo aspettare più o meno. No, che davanti saremo in tre in partenza, poi altri avranno modo per poter poi incidere dopo, e quindi chi prima e chi dopo sono convinto che potremo fare bene, quindi si può partire con un tipo di attacco con determinate caratteristiche e finire con un altro, quindi abbiamo valutato le varie soluzioni come al solito in settimana, cercando di variare spesso e anche tipologia di schieramento. La squadra è pronta in questo senso. Mister, io avrei due curiosità sul suo pensiero riguardo due dati solo così. In queste prime 5 giornate lei ha utilizzato 20 giocatori e sono andate a segno dei 6 gol fatti e 5 calciatori. Non so qual è il suo pensiero riguardo a questi due numeri. Discorso dell'utilizzo dei giocatori, se non sbaglio, 20, tutti, 20 tutta la giocatori. rosa, tranne ovviamente gli infortunati, tranne Icardi e D'Nunzio. Sì, aiuto del E portiere. due portiere, quindi significa che tutti quanti hanno giocato, significa che c'è piena fiducia anche in tanti ragazzi che sono all'esordio, sono alla prima esperienza in questa categoria, quindi questo dimostra che si sta portando avanti un programma anche relativo ai giovani. E discorso dei marcatori, Sì, ne abbiamo iniziati 5. sì, gli attaccanti mi sembra che sono andati a bersaglio in modo abbastanza frequente, diciamo, l'ha segnato un po' tutti, tranne ovviamente chi è stato infortunato, chi è arrivato dopo. E dai centrocampisti abbiamo le caratteristiche, secondo me, per fare meglio negli inserimenti. E quindi qualche gol dai centrocampisti a lungo andare ce lo aspettiamo. Proprio a questo proposito, mister, sugli inserimenti, quest'anno sembra che manchino forse gli inserimenti di un elemento come Zanini. Può essere il fatto che magari giocando arretrato ha dei limiti, non lo può fare? È una chiave questa qui che si valuterà per il futuro di migliorare o no? Sì, infatti stiamo apportando anche qualche modifica, stiamo cercando anche di fare qualcosa di diverso, però come tipologia di centrocampo, se si vuole giocare a tre, è ovvio che dobbiamo avere una spinta ulteriore, un inserimento maggiore, anche se l'ultima partita poi abbiamo giocato un po' a quattro e mezzo. Quindi con solo due centrocampisti, quindi era tutto un altro discorso, però come tipologia iniziale è ovvio che dobbiamo fare meglio con i centrocampisti. Senti, ti posso fare un'ultima domanda? Mi dai un giudizio su questo inizio di campionato di Nordi? Insomma, onestamente, ci si aspettava qualcosa in più da parte di questo ragazzo, anche a livello di personalità, non lo so, di guida della squadra. Invece ci sembra non in difficoltà, però insomma, non sta forse mantenendo le promesse che erano state fatte lì. No, no, invece io dico che personalità lui ne ha da vendere, anche negli allenamenti, è sempre un giocatore di grande spessore, di grande esperienza, che sprona il reparto, sprona i giovani, quindi è una guida per noi, essendo comunque l'ultimo baluardo. Quindi non, e direi che è una situazione generale, abbiamo avuto un andamento un po' altalenante. E quindi quando si ha un andamento altalenante, è ovvio che se ne va di mezzo un po' tutti, quindi, ma non direi che lui abbia specifiche responsabilità in alcune situazioni, quindi ritengo che è in linea su quello che noi dobbiamo fare, cioè
delle discrete cose, però in generale da parte di tutti mi aspetto una crescita decisiva, importante. Anche perché è passato sufficiente tempo, per cui adesso si può dire che insomma bisogna vedere il vero Catanzaro, insomma, al di là di quello che ci siamo sempre detti, partiti in ritardo, con il ritiro fatto con pochi titolari, insomma adesso però sono passati un mese e mezzo, insomma adesso bisogna vedere il vero Catanzaro. Sì, ma io penso che ogni partita sia sempre modo e un'occasione per poter dimostrare di ritagliarsi uno spazio da parte di tutti, e quindi è normale che più c'è competizione più il gruppo ne beneficia, perché quando sono più interpreti a giocarsi il posto ne beneficia sicuramente poi il collettivo, e quindi siamo arrivati a un punto di non ritorno dove siamo quasi tutti a disposizione, quindi a livello di competizione sono sicuro che il gruppo ne gioverà.